Amo questo periodo dell'anno. Amo tutti di questi periodi dell'anno: la musica, le decorazioni, il cibo, le riunioni di famiglia ed i regali. Oh, i regali! Probabilmente c'è un albero di Natale in casa da qualche parte e probabilmente ci sono regali sotto, tutti confezionati vivacemente ed etichettati. Senza dubbio avete curiosato abbastanza per vedere quali pacchetti hanno il vostro nome sul cartellino. E forse avete cominciato a cercare di indovinare ciò che contengono. Se avete indovinato cosa c'è nel pacchetto, probabilmente non potete aspettare che arrivi il giorno di aprirlo. Se non siete stati in grado di indovinare, molto probabilmente siete anche più ansiosi di aprirlo. Forse state pensando di nuovo ad un particolare Natale, quando avete ricevuto un regalo molto speciale, quando lo avete scartato e non potevate credere ai vostri occhi, totalmente inaspettato, oh che gioia! Vi rendete conto che la tradizione del dono di Natale in realtà è iniziata quando Dio ha dato il primo dono di Natale, proprio al primo Natale? Questo regalo era una persona di nome, Gesù Cristo. Luca, capitolo 2, versetto 11, dice: «Oggi nella città di Davide è nato per voi un Salvatore, che è il Cristo, il Signore». Quando Dio ha dato Gesù Cristo, ha fatto un regalo che porta alla celebrazione finale, ed ecco perché. Il miglior regalo di Natale che si può dare fa praticamente due cose. Prima di tutto, esprime l'amore di colui che dona il regalo. In secondo luogo, risponde alla necessità di colui che riceve il regalo. Il dono più grande d'amore mai dato è Gesù Cristo. Gesù Cristo risponde al più grande bisogno di qualunque essere umano, che è il bisogno di perdono. Qualcuno una volta ha scritto: se il nostro bisogno più grande era la conoscenza, Dio ci avrebbe dato un insegnante. Se il nostro bisogno più grande era la tecnologia, Dio ci avrebbe dato un scienziato. Se il nostro bisogno più grande era il denaro, Dio ci avrebbe dato un economista. Se il nostro più grande bisogno era il divertimento, Dio ci avrebbe dato un intrattenitore. Il nostro più grande bisogno è il perdono e Dio ci ha dato un salvatore. Gesù Cristo è il più grande dono di Natale mai dato. Il dono di Natale di Dio è l'unico dono mai dato che tutti possono festeggiare. Sapete quanto è davvero Natale per voi e per me? Nel momento in cui apriamo i nostri cuori e riceviamo il dono di Natale di Dio che ci è stato donato 2000 anni fa. E quando trasformate il vostro cuore in una mangiatoia e permettete a Gesù di nascere di nuovo nella vostra vita. È stato un Natale perfetto per una bambina di nome Jessica. Ha ottenuto ogni dono che voleva. I suoi cugini preferiti erano lì a condividere la vacanza. Aveva mangiato cibo tutto il giorno. Mentre la madre la metteva a letto, la bambina alzò gli occhi e sorrise e disse: «Mamma, spero proprio che Maria e Giuseppe hanno un altro bambino il prossimo anno». Natale non si tratta di regali, si tratta del regalo. Il dono di Natale di Dio. Vuoi scartare quel dono oggi e ricevere Gesù nella tua vita?